Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo sempre molto elegante. Si è appena concluso il Direct di Tears of the Kingdom e vorrei fare un attimo il punto della situazione su quello che è stato mostrato. Nonostante infatti i soli 10 minuti di presentazione, c'è tantissimo di cui parlare, quindi preparatevi per un video ricchissimo. Prima di tutto però vorrei ringraziarvi per il supporto oggi in live. Abbiamo superato gli 800 spettatori ed è stata partorita anche una delle più grandi mostruosità mai concepite da mente umana. Sono veramente fiero di questa community. Grazie di cuore. E se siete nuovi e per qualche strano motivo non avete chiuso immediatamente il video appena è comparso Beningle, beh, allora questo è il momento perfetto per iscrivervi al canale e entrare a far parte dell'armata poraccia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. In descrizione trovate parecchi links, tutti quanti da cliccare. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Quella di oggi è stata una presentazione senza fronzoli. Aonuma ha preso in mano il controller e ha giocato per 10 minuti ininterrotti, rispondendo a tanti dei quesiti che ci siamo fatti nel corso degli anni, ma allo stesso tempo lasciando aperti tanti dubbi e curiosità su gran parte della produzione. Il gameplay di oggi è servito a introdurre 4 nuovi poteri e a presentare quella che è una meccanica fondamentale, quanto inedita, di Tears of the Kingdom, il crafting. Il primo potere è Reverto, ovvero l'abilità di manipolare il tempo, o meglio, di riavvolgere i movimenti di un oggetto. Si tratta di una delle prime meccaniche mostrate nei trailer di gameplay e finalmente oggi è arrivata la spiegazione. Al momento sembrerebbe che questa abilità temporale possa essere applicata esclusivamente agli oggetti e non ai movimenti di Link, e nella presentazione viene utilizzata per uno scopo preciso, per riavvolgere i movimenti di una roccia caduta dalle isole nel cielo e sfruttarla così come se si trattasse di un ascensore. Qui già dobbiamo fermarci un attimo per discutere di questa cosa. L'utilizzo che ne hanno mostrato è sicuramente contestuale, è un modo intelligente quanto affascinante di collegare la Hyrule che conosciamo al mondo sospeso in cielo. Ma la grandezza di Breath of the Wild era proprio quella di mettere a disposizione del giocatore degli strumenti che potevano essere riadattati nei contesti più disparati, grazie soprattutto a un innovativo motore fisico. Ecco, in questo caso sarebbe interessante capire quali altri utilizzi possono essere propri del Reverto e soprattutto se la sua funzione possa essere estesa anche a esseri viventi. In combattimento potrebbe essere un tool potentissimo e inoltre potrebbe essere inserita una meccanica simile a quella popolarizzata da Prince of Persia alle sabbie del tempo. Reverto potrebbe diventare una sorta di seconda chance per cambiare l'esito delle fasi action, sia in combattimento che in esplorazione. Anche perché per ora sappiamo che lo spostamento tra cielo e terra avviene solo tramite questi ascensori temporali, ma anche che Link può cadere da un momento all'altro, anche a causa dell'attacco di un nemico. Scene come quelle mostrate verso la fine della presentazione potrebbero rappresentare una vera e propria perdita di tempo, nel caso ci ritrovassimo sbalzati fuori dalle isole fluttuanti per una minima distrazione, a meno che questo tempo non si possa riavvolgere. E mentre aspettiamo di capire se ci sarà accesso ad altri metodi di spostamento tra i due piani di gioco, magari con un sistema di viaggio rapido che permetterà di sfruttare dei luoghi specifici per cambiare dalla terra alle nuvole con velocità, va fatto un plauso per aver creato un open world reale che non spezza in nessun modo l'azione di gioco. La caduta libera dal cielo e l'atterraggio in acqua sono serviti a dimostrare che quel senso di esplorazione ed avventura che hanno reso Breath of the Wild un'esperienza indimenticabile, sono ora in grado di abbracciare anche la verticalità di Tears of the Kingdom. Siamo lontani dalla divisione di Skyward Sword tra oltre nuvola e dungeon. Questa volta l'orizzonte è uno solo e non ci sono limiti alla libertà esplorativa del giocatore. Ed ecco, l'assenza di limiti è secondo me il concetto chiave con cui il team, supervisionato da Aonuma, si è approcciato allo sviluppo di questo seguito. Ed è il secondo potere a dimostrarlo, ovvero Compositor. Sostanzialmente si potranno combinare insieme oggetti per creare armi inedite e qui le potenzialità del combat system schizzano alle stelle. Perché proprio come accadeva con le leggi fisiche di Breath of the Wild, a mescolarsi sono le proprietà degli oggetti e non tanto la loro forma.
Sebbene sia possibile creare delle estensioni delle proprie armi per aumentarne la gittata, gli effetti più interessanti sono quelli che aggiungono proprietà elementali al proprio equipaggiamento, sia offensivo che difensivo, che ne modificano i parametri come la durabilità e la potenza di attacco, aggiungendo ad esempio una roccia a un bastone, o che addirittura ne cambiano la specificità con le unioni più fantasiose. Creare delle frecce a ricerca, mischiando le proprie munizioni con occhi di mostri, è una trovata proprio geniale. E penso che questo sistema di crafting delle armi rivoluzioni in modo netto alcuni dei sistemi fondamentali e a volte peggio implementati di Breath of the Wild. Ora il loot e la ricerca di oggetti assumono una dimensione completamente diversa, che va ben oltre la semplice creazione di cibi o il reperimento di munizioni, e il sistema di durabilità potrebbe finalmente perdere i tratti frustranti che lo caratterizzavano nel prequel. Ora perdere improvvisamente un'arma assume tutto un altro significato, quando anche un ramoscello per terra può diventare un potente strumento offensivo se utilizzato con creatività. E a proposito di creatività, è da quando ho visto quei veicoli sgangherati dell'ultimo trailer che ho detto: questo sarà il Nuts and Bolts di Zelda, e alla fine non è che ci avessi visto così lontano. Se il compositor è il crafting delle armi, Ultramano è l'abilità che ci consente di costruire strutture che all'occorrenza possono diventare dei veri e propri veicoli spinti da turbine. E qui veramente si apre un mare di possibilità, ma anche di dubbi. Sarà veramente lasciato tutto quanto in mano al giocatore o ci saranno dei progetti da seguire? Anche perché, se immagino che il fascino del ZeldaCraft sia innegabile, rimane comunque il fatto che non tutti potrebbero volersi impegnare così tanto in costruzioni quando Breath of the Wild proponeva soluzioni più semplici ed immediate per risolvere gli stessi problemi. In Tears of the Kingdom si costruisce una zattera, quando in passato avremmo attraversato in meno di un decimo del tempo lo stesso specchio d'acqua a colpi di Glacier. Ma quanto sarà malleabile questo sistema? Quanto sarà complesso costruire dei veicoli funzionanti? Il tutto funzionerà per approssimazioni oppure sarà richiesta un'estrema precisione nella disposizione dei singoli elementi con cui daremo vita al nostro mezzo di trasporto? Sono domande fondamentali che purtroppo non hanno ricevuto una risposta durante la presentazione. E prima di passare all'ultimo potere mi fermerei un attimo per portare avanti una riflessione molto importante. Questo è il seguito di Breath of the Wild ed è ovvio che riutilizzi gli stessi asset e parta da delle premesse che risultino familiari. Ma è un discorso che era possibile intuire da subito, già dal titolo provvisorio, e che poi era stato confermato dai piccoli teaser di gameplay degli ultimi anni. Ho visto molta gente lamentarsi in chat dal vivo del fatto che sembrasse un DLC, che in 6 anni avevano tirato fuori veramente poco e che il gioco fosse identico a Breath of the Wild. Ma allo stesso tempo c'era chi si lamentava del fatto che i nuovi poteri stravolgevano l'essenza di Zelda e che volevano un altro episodio classico della serie e non un Minecraft. Capite che è impossibile accontentare tutti, anche e soprattutto quando qualsiasi cosa viene criticata in tutte le direzioni immaginabili. Quello che dico è che da questo trailer è palese che si sia lavorato tanto per stravolgere il gameplay, ma che questo è sempre comunque il seguito di Breath of the Wild. Nintendo ha tra le mani uno dei titoli più importanti degli ultimi 10 anni ed era impossibile pensare che non avrebbe sfruttato un'altra volta il suo engine grafico e fisico per proporre un secondo punto di vista su un'avventura epocale. In fondo abbiamo passato gli ultimi anni a incensare Breath of the Wild come se fosse il capolavoro della vita, il miglior open world mai creato, ed ora ci sorprendiamo che il suo seguito sia molto simile. Ma proprio perché Breath of the Wild non era esente da difetti, ben venga un'opera fatta con cura, che ne sappia ampliare il potenziale. E guardate che la serie da sempre ha vissuto di asset riciclati, ma mai mi sognerei di pensare che Majora's Mask sia un DLC di Ocarina of Time, e così, allo stesso modo, sono convinto che Tears of the Kingdom, con il suo crafting, tenterà di rivoluzionare la formula di Breath of the Wild. Nintendo è da sempre stata molto attenta ai feedback dei giocatori per quanto riguarda la serie di Zelda, e sono convinto che Aonuma o chi per lui, prima di uscirsene con il concept del crafting, si sia fatto una scorpacciata di video di speedrunner che piegavano la fisica di Breath of the Wild per tirare fuori gli scenari più improbabili. E questo nuovo modo di concepire l'esplorazione sembra una canonicizzazione proprio di quell'approccio creativo che di solito distingue giocatori di livello alto. E quindi per me è qui che si nasconde la più grande insidia di Tears of the Kingdom. L'ambizione di lasciare totale libertà di approccio al giocatore può significare rompere l'equilibrio del gioco. È lo stesso Aonuma a dire che non ci sarà più bisogno di uccidere un nemico potente per ottenere un'arma rara, che i veicoli
singoli potranno essere creati in estrema libertà e via dicendo. E non so voi, ma affermazioni del genere mi fanno pensare a un'infinità di modi in cui le cose potrebbero andare storte e portare a un titolo sbilanciato, magari troppo semplice o troppo complesso, dispersivo o eccessivamente complicato. Confido però nel team di Aonuma e non vedo l'ora che vengano introdotte nuove coordinate. Ora che hanno spiegato i concept, bisogna capire come funzionano e quali sono i loro limiti. Ma comunque, in ultimo, c'è il potere dell'Ascensus, che permette di attraversare i soffitti. E su questo ancora non riesco a capire bene cosa pensare. Sembra quasi un'alternativa che semplifica le fasi di scalata, ma di tutte le cose che potevano essere migliorate, non credo che fossero le arrampicate a necessitare di una aggiustata. Anzi, l'esplorazione è da sempre stato il punto di forza di Breath of the Wild, il vedere una vetta in lontananza e affrontare una parete verticale, domandandosi in continuazione quale fosse il percorso migliore da intraprendere, era parte integrante del fascino del gioco. Questa dell'Ascensus mi sembra un po' una semplificazione, o meglio, non riesco ancora a capirne le concrete applicazioni, ma soprattutto a quali esigenze risponde un'aggiunta del genere. Sono curioso di sapere la vostra nei commenti. Graficamente ho adorato quello che si è visto, ma bisogna per forza scindere due piani su cui ragionare. Da una parte c'è il lato tecnico, dall'altra la direzione artistica. Per quanto riguarda il lato tecnico, le potenzialità di Switch sono quelle che sono, ed è anzi un miracolo che siano riusciti a espandere ancora di più la portata di un mondo come quello di Breath of the Wild. Il titolo sembra abbastanza fluido, anche se ho notato dei cali di framerate, soprattutto quando si attivano gli effetti di trasparenza dei poteri, e temo possano ripresentarsi delle situazioni simili al bosco dei Korogu in Breath of the Wild. Dall'altra però è anche vero che la direzione artistica è fuori parametro, e il simil cel shading di Breath of the Wild torna in tutto il suo splendore. Ho particolarmente apprezzato l'identità visiva delle isole nel cielo, che cromaticamente si distaccano di netto dal verde della terraferma, che è in contrasto con il giallo oro del cielo, e ora che ci penso è lo stesso dualismo che ritorna anche nel logo del titolo. E poi ci sono tantissimi tocchi di classe, come le nuvole volumetriche che attraversano le isole nel cielo o le animazioni di morte dei golem, per non parlare del colpo d'occhio del panorama di Hyrule, che ora che può essere osservata anche dalle vette delle isole nel cielo, restituisce, proprio come accadeva nel 2017, la stessa sensazione di meraviglia e stupore che si provava una volta che ci si affacciava dall'altopiano delle origini. Ah, poi potremmo parlare anche del nuovo design di Link, o anche della precisione con cui il motore fisico gestisce tutto il nuovo sistema di crafting. È questa la qualità che mi aspetto da un titolo Nintendo, e sono sicuro che Tears of the Kingdom sarà uno dei giochi esteticamente più interessanti su Switch, nonostante gli evidenti limiti della console. Purtroppo però si tratta di un gameplay trailer, e di storia e lore non se ne è parlato minimamente. Certo, le immagini erano disseminate di indizi e importanti conferme, ma non vedo il senso di fare adesso delle speculazioni narrative. Vorrei piuttosto chiudere con la cosa che ho apprezzato di più in assoluto, e già l'ho detto in live, ma devo comunque condividerlo anche qui in video. Io adoro quando viene presentato un gioco in questo modo. Aonuma non ci ha mostrato le meccaniche di gioco, ha preso il pad in mano e si è messo a giocare, emozionandosi durante il gameplay. Tra risate, momenti di sorpresa e di stupore, sembrava quasi di avere davanti un amico che ci mostra un gioco appena acquistato e che non vede l'ora di farci vedere quanto gli stia piacendo. C'è la voglia di stupire e intrattenere noi utenti, c'è l'orgoglio nell'aver creato qualcosa, convinti di andare incontro ai desideri dei giocatori. Ed è lo stesso atteggiamento che vedevo durante Sakurai Direct, quel regredire al livello di semplice gamer per giocare e parlare di videogiochi. Forse sbaglio a legarmi emotivamente a certe figure e a umanizzare le strategie delle grandi aziende, però questo modo di fare è proprio la Nintendo Difference, ed è il motivo per cui sono in stra-hype per Tears of the Kingdom. Non so voi poracci, ma a me questo trailer è piaciuto tantissimo. E dai che ormai manca pochissimo. Ma a questo punto vi aspetto nei commenti per sapere che effetto ha fatto a voi questo trailer di gameplay. Vi leggo tutti, mi raccomando fate i bravi, ma soprattutto non fate gli esagerati, tanto in un senso quanto nell'altro. Ok? Bene, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi fate bravi, riposatevi, dormendo Sonic, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, anzi zeldate duro. Io sono il Poro Eiji, Michele Tears, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Poro Fashion Week.